Allora, nel frattempo posso, credo, già cominciare Sì, e ci può dicendo. ricordare, appunto, presentare dove lavora, cosa sta facendo, eccetera. Certo, io sono al primo anno del dottorato presso il Dipartimento di Musicologia di Cremona, Università di Pavia, e mi occupo della musica alla scuola di Vittorino da Feltre e di Giovanni Gallico da Namur. In questo caso, per questa occasione, tratterò un aspetto, direi, parallelo, ma che comunque, confluirà, credo, alla fine nell'oggetto finito, nella ricerca finita, insomma. E dunque, partirei innanzitutto da un viaggio che fece Ambrogio Traversari, che era il generale dell'ordine dei Camaldolesi nella prima metà del 400, un viaggio che lui fece per eremi monasteri camaldolesi, durante il quale comunicava regolarmente all'amico Niccolò Niccoli, che stava a Firenze, notizie dei manoscritti rari o notevoli delle biblioteche di scuole, cenobi e privati che via via visitava. Nel luglio del 1433 Traversari si trovava presso la scuola mantovana della Cazzoiosa, un'istituzione educativa che era stata fondata 10 anni prima dall'umanista Vittorino da Feltre con il sostegno economico di Gianfrancesco Gonzaga. Mentre visitava la biblioteca della scuola, Traversari fu attratto da un assilogio teorico-musicale che conteneva gli armonica di Tolomeo, chiamati De Musica, e trattati di Aristide Quintiliano e Bacchio Signore. E qui rimando per la citazione latina dalla lettera al Traversari al punto A del handout, che però non leggerò per motivi di tempo. Orbene, sin dal Settecento si è diffusa l'ipotesi che il manoscritto in questione sia l'attuale manoscritto marciano greco VI X, che tramanda, oltre alle opere elencate dal Camaldolese, il De Musica dello Pseudo Plutarco e il commento di Porfirio a Tolomeo. Noto a margine che non si tratta della prima occorrenza del De Musica pseudo plutarcheo nel carteggio traversariano, ma che è comunque la prima occorrenza che ci può condurre a un codice tutt'oggi esistente, almeno stando alle recenti ricerche. Dunque, per la ricostruzione delle vicende della silloge greca di Vittorino, quella vista da Traversari, un elemento importante si deve alla scoperta di Maria Rosa Cortesi di un documento mantovano che testimonia l'invio a Verona nel 1445 di 40 libri di Vittorino all'ex allievo, ma ormai docente, Gianpietro da Lucca. In questo documento leggiamo all'item numero 15 Musica Tolemei, ovvero la sintetica descrizione di un libro, qual è ad esempio il Marciano Greco, VI X, che doveva aprirsi proprio con gli armonica dell'Alessandrino. Per legare tuttavia la testimonianza del Traversari, la nota doganale e il Marciano, è stato determinante il riconoscimento effettuato sempre da Maria Rosa Cortesi di una postilla marginale nel codice veneziano, riconducibile con certezza alla mano di Gianpietro da Lucca. Le successive vicende del codice marciano si possono dedurre dalle note di possesso ancora visibili. Fu per qualche tempo nel possesso di Giorgio Trevisan e poi di Francesco Barbaro, prima di approdare alla biblioteca del monastero di San Michele a Venezia. Fin qui la storia dei passaggi di mano di questo preziosissimo testimone della trattatistica greca. Più difficile invece stabilire la portata del suo effettivo impiego alla scuola di Vittorino. Nigel Wilson, ad esempio, pensava che il manoscritto fosse conservato nella biblioteca di Mantova in mero ossequio ai canoni educativi bizantini, ma che non fosse attivamente impiegato per lo studio o per la docenza. In tempi recenti, tuttavia, sono emerse alcune testimonianze circa la conoscenza della teoria musicale greca anche nell'ambito della Cazzoiosa, che dimostrerebbero il contrario. Innanzitutto, grazie alla raccolta di Eugenio Garin, Il pensiero pedagogico dell'umanesimo, sono state messe a disposizione degli studiosi le trascrizioni delle vite di Vittorino, scritte dagli allievi Francesco da Castiglione, Bartolomeo Sacchi, il Platina, Francesco Prendilacqua e Sassolo da Prato. L'ultima, quella di Sassolo, è anche una difesa dalle accuse di immoralità e scadimento intellettuale rivolte da personaggi a noi al momento ignoti all'insegnamento vittoriniano della musica.
Proprio per dimostrare la liceità e la liberalità dello studio della musica, Sassolo disegna un quadro della cultura musicale greco-romana in questa lettera barra vita, diciamo, ed evoca numerosi luoghi letterari greci e latini. Attira la nostra attenzione il passaggio in cui descrive la statua di Apollo a Delfi, sulla quale campeggiano, sorrette dalla mano sinistra del dio, le tre grazie, ciascuna dotata di un diverso strumento musicale. E qui vi rimando al punto B del handout. Le peculiarità di questa descrizione, come di altri passaggi del testo, rivelano inequivocabilmente che la fonte di Sassolo, già riconosciuta da Ioannis Deligiannis e Angelo Meriani, è il De Musica dello pseudo Plutarco. Ma quali i motivi di interesse nei confronti del dialogo pseudo-plutarcheo in ambito umanistico? Ricordo innanzitutto che l'operetta, inserita nella collezione dei Moralia, ma dalla critica moderna espunta dal canone plutarcheo, è articolata dagli interventi di due partecipanti al banchetto dell'illustre Onesicrate, questo personaggio. Nella prima parte, il personaggio di Lisia presenta i principali inventori e innovatori delle prassi musicali. L'intervento dell'altro dialogante, Sotterico, si divide invece in un commento alle riflessioni platoniche sulla musica, con un excursus dedicato ad Aristotele, in un'aspra polemica contro le innovazioni tecnico-compositive e la degenerazione del gusto recente, e in una discussione sui criteri estetici fondativi della critica musicale. Nonostante la brevità del testo, il dialogo è la nostra sola fonte per un grande numero di informazioni sulla cultura musicale greca e ci fornisce anche le uniche testimonianze, benché indirette, del pensiero musicale di Aristosseno per quanto pertiene alle riflessioni che non sono confluite negli elementi armonici. Glauco di Reggio e Eraclide Pontico. Il De Musica si distingue nettamente dagli altri trattati greci per l'approccio eminentemente storico-culturale. Il suo scopo è descrivere la parabola storica della nascita, dello sviluppo e della decadenza di specifici generi e forme della composizione, come i nomoi citarodici, citaristici, aulodici e auletici, nonché fornire un criterio per il giudizio estetico musicale e la definizione dell'appropriatezza o meno di una composizione, di una prassi esecutiva rispetto al contesto sociale, culturale o rituale. È proprio il taglio estetico, storico, culturale ad aver attratto l'attenzione degli umanisti, che erano desiderosi di aggregare il più ampio insieme di dati sulla vita e sull'attività degli antichi, che essi ritenevano quasi sempre ammirevoli ed esemplari. Ma torniamo alla scuola di Vittorino. Una seconda significativa traccia dello studio sui trattati greci e sul De Musica, in particolare alla Cazzoiosa, concerne il già menzionato Gianpietro da Lucca. Costui infatti scrisse numerose postille nei margini di un apografo del Marciano, il manoscritto Napoli, Biblioteca Nazionale, terzo C1. A giudicare dall'acribia con la quale appose le note di lettura, Gianpietro apprezzò moltissimo il dialogo pseudo-plutarcheo, forse di più rispetto agli altri testi della Silloge. Ora, per lungo tempo, la consistenza della biblioteca e l'importanza della figura di questo allievo di Guarino Veronese e di Vittorino, cioè Gianpietro da Lucca, rimasero oscuri, anche a causa di un errore nell'identificazione della mano che aveva postillato un gruppo di più di 60 codici greci provenienti da Lucca e affluiti nel 1477 nelle collezioni di Lorenzo dei Medici. Quella mano, che aveva postillato i codici greci, secondo Maria Rosa Cortesi, era di Gianpietro e non, come si era pensato in un primo momento, del giovane Francesco Filelfo. Curiosamente, proprio al Filelfo ci conduce la ricostruzione della fortuna del De Musica nel 400 al di fuori della Cazzoiosa, della scuola di Vittorino. Francesco Filelfo da Tolentino trascorse il periodo decisivo della propria formazione linguistica, oratoria e letteraria a Costantinopoli, presso i maestri Giovanni Crisolora e Giorgio Crisococca. Decisosi a rientrare in Italia, nel 1427 inviò a Venezia una prima tranche dei libri che aveva acquistato in Oriente, destinandola provvisoriamente agli amici Francesco Barbaro, Marco Lipomano e Leonardo Giustiniani. Quest'ultimo, al ritorno del Filelfo, rifiutò di restituire quanto gli era stato lasciato e asportò in alcuni dei codici il nome del precedente possessore, apponendovi il proprio. È il caso del Palatino greco 281, un codice miscellaneo di XI secolo, conservato presso la Universität Bibliothek di Heidelberg, che al foglio 181 recto reca la nota «E biblios aute Franciscu tu Filelfo estin», dove il nome del primo proprietario è Eraso e sostituito da Leonardi Giustiniani.
Il Palatino, che trasmette un'eterogenea silloge di trattati e trattatelli di teoria musicale, da Pseudopsello, le tavole dell'Ormasia, del Canon Hippolytius, Teone di Smirne, frammenti di Bacchio Signore, Anonimo Terzo di Bellarmine, è un bel esempio dell'ampiezza delle curiosità filelfiane, quale già si era delineata nel periodo della formazione greco-bizantina del Tolentinate sul Bosforo. Tuttavia, le tracce della conoscenza musicale greca del Filelfo non conducono in direzione di Heidelberg e del manoscritto palatino. Tra il 1440 e il 1442, l'umanista, integratosi ormai nell'ambiente cortigiano della Milano sforzesca, compose il primo dei due Convivia Mediolanensia, che sono una messa in scena della sua vasta ed eclettica erudizione e un collettore delle novità che gli aveva rintracciato durante anni di ricerche e di acquisizioni di numerosi codici latini e greci. Tra le discipline affrontate nel Convivium, che è in forma di dialogo, una posizione indubbiamente privilegiata è occupata dalla musica. Benché si percepisca ancora nella cornice enciclopedica un retaggio universitario, le ignote o poco note fonti greche e latine impiegate nella trattazione delle materie quadriviali e della musica in particolare elevano il testo filelfiano molto al di sopra della qualità media dell'elogio umanistico della musica. Tra le primizie, grande valore acquisisce il dialogo de musica, dello Pseudo-Plutarco, che è la fonte di gran lunga dominante nella sezione musicale del Convivium. È necessario notare fin d'ora che Filelfo, traducendo il testo dello Pseudo-Plutarco per il convivio, in vista del convivium, esclude i riferimenti al banchetto di Onesicrate, cioè i riferimenti alla cornice del dialogo, e i paragrafi che trasmettono contenuti che egli giudicava eccessivamente tecnici. Per di più, Filelfo integra la fonte principale attingendo da altre risorse che gli aveva a disposizione. Figurano episodi e personaggi da altre opere plutarchee, come dal De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute, dal Bellone An Pace Clariores Fuere Intanteniensis, dai Regum et Imperatorum Apophthegmata, dalle Vite di Catone, Focione e Licurgo. Mentre i nomi di persone e luoghi sono di norma glossati ricorrendo alle notizie del lessico della Suda. Non mancano infine le fonti latine, come Virgilio, il Cicerone filosofo delle Tusculane Disputationes e la musica boeziana. Le aggiunte e la loro integrazione in un nuovo contesto, denunciano lo sforzo di Filelfo per fare della sezione musicale dei Convivia non un semplice excerptum versorio, quale si potrebbe considerare qualora si riannodassero i fili pseudo-plutarchei in un solo e continuo intreccio, bensì un testo originale e complesso. Attraverso il minuzioso ricamo sui dettagli, Filelfo dimostra implicitamente quali e quanto estesi collegamenti potessero innestarsi o dipartire dal tronco del dialogo e indicava di conseguenza, pur dalla sua posizione esterna rispetto al campo della musicografia, una strada di rinnovamento per la disciplina musicale in senso storico-antiquario. Ora, per quanto mi è noto, scusate, io non sento più nulla. No, Colpa no, mia? mi sa, no, no, mi sa che Si è disconnesso il collega? Sì, anch'io non sento più Sì, nulla. no, no, credo che sia un problema di... No, è bloccato anche il video, è bloccato tutto. Sì. Allora, aspetta che provo a scrivergli, vediamo se riusciamo, gli dico di ricollegarsi, vediamo se riusciamo a chiudere. Giacomo è di nuovo collegato? Mi sentite? Sì, ora sì. Adesso sì, Sì, ora abbiamo sì. perso però. Un riferimento potete dare? Perché purtroppo è scaduta la connessione del dipartimento, Ah, sì. perché è a Allora, ha fatto tempo. un riferimento al lessico Suda, All'estero della Suda. sì, e poi è Riprendo da lì. andato un po' avanti, ma adesso non ricordo esattamente poi a che Certo, punto fosse. ma va benissimo, non ero andato molto avanti. Dicevo che le aggiunte alla traduzione dello Pseudo-Plutarco fatte da Filelfo e la loro integrazione in un nuovo contesto denunciano lo sforzo di Filelfo per fare della sezione musicale dei Convivia non un semplice excerptum versorio,
quale si potrebbe considerare qualora si riannodassero i fili pseudo-plutarchei in un solo e continuo intreccio. Bensì un testo originale complesso. Attraverso un minuzioso ricamo sui dettagli, Filelfo dimostra implicitamente quali e quanto estesi i collegamenti potessero innestarsi o dipartire dal tronco del dialogo e indicava di conseguenza, pur dalla sua posizione esterna rispetto al campo della musicografia, una strada di rinnovamento per la disciplina musicale in senso storico-antiquario. Ora, per quanto mi è noto, non ci sono altre testimonianze dell'impiego effettivo del De Musica per i 50 anni successivi alla pubblicazione dei Convivia nel 1442, se non consideriamo l'eco del dialogo che lo stesso Filelfo fece risuonare nel suo De Morali Disciplina del 1475. Tralascio qui consapevolmente ogni possibile digressione sul marciano greco Z322, fatto vergare dal cardinale Bessarione al copista Giovanni Rosos, una silloge impressionante a ragione definita in un inventario antico Liber Optimus in pergameno et difficilis in ventu, che comprendeva i trattati musicali di Aristide, Quintiliano, Briennio, Euclide, Cleonide, Aristosseno, Alipio, Gaudenzio, Nicomaco, ma anche il De Musica dello pseudo Plutarco. Tralascio questo codice perché aprirebbe, penso, una digressione troppo lunga e inaffrontabile. Dunque, superiamo questo cinquantennio di oblio apparente. Il revival, chiamiamolo così, pseudo-plutarcheo, a cavallo tra 4 e 500, si distingue per il coinvolgimento sia di un umanista, Carlo Valguglio, sia di un musicografo, Franchino Gaffurio. Sul rapporto tra i due intellettuali, Valguglio e Gaffurio, e sulla reale portata della loro collaborazione, c'è ancora grande incertezza. In questa sede vorrei però anticipare alcune scoperte che, se non chiariscono definitivamente questo aspetto, perlomeno escludono un'ipotesi che è stata a lungo considerata valida. Claude Palisca, nel suo classico Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, sviluppò l'analisi delle dipendenze e dei loci paralleli nella teorica musica di Gaffurio, pubblicata a Milano nel 1492. Allora Palisca riconobbe alcune fonti greche, tra le quali il De Musica dello pseudo Plutarco, che faceva capolino soprattutto nella Laus Musice, cioè l'elogio della musica che funge da capitolo introduttivo del trattato. Palisca ha avanzato l'ipotesi che la traduzione a disposizione di Gaffurio, che ricordo era totalmente a digiuno di lingua greca, fosse una versione preliminare manoscritta di quella pubblicata nel 1507 dall'umanista bresciano Carlo Valguglio. L'ipotesi era corroborata dalle prove di una reciproca stima. Valguglio lodò Gaffurio nel Proemium ad Titum Pirrinum, una prefazione alla versione del De Musica del 1507, mentre Gaffurio, nell'Angelicum Opus del 1508, avvertiva i lettori circa la recente pubblicazione della traduzione del Valguglio, che egli definiva homo doctissimo et experto in tutte le discipline. La testimonianza dell'amicizia tra Gaffurio e Valguglio, come si può vedere, datano al primo decennio del Cinquecento, e non ci sono altri elementi che permettano di retrodatare ante 1492, l'anno della pubblicazione della teorica, i rapporti tra i due, e forniscono quindi un fondamento all'ipotesi di una collaborazione per la stesura della teorica musica. L'opzione di Palisca risulta ancora meno convincente quando si confrontano i tasselli pseudo-plutarchei del trattato musicale di Gaffurio con la versione valguliana e si apprezza la notevole differenza che intercorre tra loro. Già la Cortesi aveva intravisto nella Laus Musice Gaffuriana lo stile di Francesco Filelfo. Quando mi sono dedicato in prima persona all'analisi delle fonti greche e latine della teorica, ho potuto concretizzare l'intuizione della Cortesi, individuando un prestito significativo per contenuti e dimensione dal primo Convivium del Filelfo. Ho inoltre delimitato con precisione i confini del prestito e ho notato come Gaffurio non si sia limitato a ricopiare fedelmente la fonte, ma l'abbia rielaborata secondo le proprie necessità e il proprio gusto. Poiché possiate confrontare le versioni di Valguglio, Filelfo e Gaffurio, rimando al punto C del handout. Qui vi pregherei di notare una serie di fenomeni e caratteri che per ragioni di tempo posso solo velocemente elencare. Punto primo. Per assicurarsi della dipendenza di Gaffurio da Filelfo, si osservino le primissime righe, in cui dice «Eraclides nanque Ponticus, quem Plato in Siciliam navigans academie prefecit», scrive Gaffurio. L'attributo Ponticus e la relativa seguente, da quem a prefecit, non si trovano in Valguglio. Punto secondo. L'espansione da Ponticus a prefecit non viene dalla fonte greca di Pseudo Plutarco, è invece un'interpolazione di Filelfo,
ricavata da un confronto con il lessico della Suda, l'enciclopedia bizantina che l'umanista frequentemente impiegava e che raccoglieva e forniva brevi spiegazioni e identificazioni di termini e personaggi letterari. Punto terzo. La semplificazione sintattica operata da Gaffurio nell'adattare i passi del convivium alla Laus della teorica. È evidente, secondo me. Laddove infatti Filelfo conservava la doppia enunciazione dell'originale greco, Eraclides citeret citaristici cantus invenzionem in amphiona refert, Iovis antiope filium, quem scilicet ex patre Iove id didicisse tradit, Gaffurio propone un periodo più snello. Eraclides amphionem Iovis antiope filium, citer citaristicique cantus primum auctorem a patre Iove instructum retum. L'ultimo esempio chiarifica l'atteggiamento di Gaffurio, che non è mai passivo nei confronti dell'autorità filelfiana. Egli attua invece un sistematico appianamento del dettato dei convivia in modo da garantire al complesso e variegato centone della Laus Musici un'apprezzabile patina di omogeneità stilistica. D'altro canto, permangono nella teorica molte delle interpretazioni che delle interpolazioni che Filelfo ha introdotto nei convivia, come quella dal lessico della Suda che ho appena riportato, e che Gaffurio non poteva facilmente estirpare, qualora anche avesse voluto, perché non era in grado di effettuare autonomamente il confronto sul testo greco. In estrema sintesi, la trasmissione del De Musica da Filelfo a Gaffurio non è un processo neutro, ma segnato da un filtro linguistico, concettuale, letterario, imposto dal traduttore. E muovo alle conclusioni. La vicenda della trasmissione, traduzione e ricezione del De Musica pseudo-plutarcheo credo possa aiutare a definire i contorni reali tra musicografia e umanesimo, escludendo posizioni pregiudiziali che spesso si arroccano, tra l'altro, su inconciliabili estremi. Dal caso qui esaminato possiamo dunque trarre due considerazioni generali. In primo luogo, il recupero e la circolazione in Occidente di un importante testo teorico musicale greco si deve alla curiosità e alla ricettività del milieu umanistico e non di quello musicografico, che non aveva gli strumenti linguistici necessari alla decifrazione del testo. Punto secondo, il recupero della musicografia greca da parte dei primi teorici della musica sensibili alle istanze di rinnovamento e di apertura nei confronti della grecità, quali erano maturate in ambito umanistico, come appunto un Gaffurio, può avvenire in modi e tempi particolari, a volte dettati dal caso o dall'opportunità, e richiede comunque di essere studiato in dettaglio, ma anche da una visuale ampia e inclusiva, cosa che mi riprometto di fare. E termino. Grazie.